Sono il sindaco qua di Fumone per chi mi conosce. Saluto le signore, le autorità, i gentili ospiti. Questa sera, promossa dall'associazione Ernico Simbruini, prende il via qui a Fumone la 38esima edizione del Festival delle Città Medievali. Noi siamo all'interno del giardino pensile del castello di Fumone, che per la cronaca è il giardino pensile più alto d'Europa. Qui accanto a me c'è il padrone di casa, Fabio Pre, che il marchese Fabio De Paolis, che ringrazio pubblicamente per aver messo a disposizione questa meravigliosa location. Ma i veri protagonisti della serata saranno loro, i musicisti dell'Orchestra da Camera di Roma. L'orchestra sarà diretta dal maestro Vincenzo Mariozzi, che non vedo. Uscirà. Il maestro si fa attendere, pazienza. E la voce che ascolterete è della cantante Marcella Mongelli. Uscirà anche lei. Ah, eccola qui. Scusa. Voglio omaggiare innanzi il grande cinema italiano, per cui verranno esibite colonne sonore dei grandi film italiani, Dalla Strada, C'era una volta in America, eccetera, eccetera. Il Festival delle Città Medievali anche quest'anno è sostenuto dal Ministero per i beni culturali e per i beni e le attività culturali ed è tra i più longevi ed importanti nel panorama musicale della Regione Lazio. Questo concerto sarà ripetuto con lo stesso programma domenica prossima nel complesso archeologico degli altipiani del Cinazzo. Io vi ringrazio ancora della vostra presenza, vi auguro a tutti una buona serata, un buon ascolto. Se Fabio vuole fare un saluto, prego. Grazie signore. E benvenuti nel castello di Fumone, nei giardini pensili di questa dimora millenaria, diciamo che tanto apporta alla cultura della ciociaria. Volevo ringraziare le autorità di essere intervenute, il nostro sindaco Maurizio Padovano, che tanto fa per questo paese e per la cultura di questo paese, Enzo Mariozzi, che ovviamente ormai qui a Fumone è una realtà che contribuisce a dare lustro alle serate che facciamo nel comune e nel castello. E poi volevo ringraziare tutti gli amici, non intendo solamente gli amici, quelli che conosco personalmente uno per uno, ma tutti quelli che sono qui questa sera, che li considero amici al pari di quelli che conosco bene, perché sono amici della cultura, sono amici della musica e sono amici delle cose belle. Grazie per essere intervenuti. Thank you.
Dal Gattopardo. L'amore, certo, l'amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. Lo sapeva lui che cos'era l'amore. E Tancredi poi, davanti al quale le donne sarebbero cadute come pere cotte. Bello, Don Calogero, bello. Ma quello che supera tutto sono i nostri due ragazzi. Talia lì. Tancredi e Angelica passavano in quel momento davanti a loro. La destra inguantata di lui, posata a taglio sulla vita di lei, le braccia tese e compenetrate, gli occhi di ciascuno fissi in quelli dell'altro. Il nero del frac di lui, il roseo della veste di lei, frammisti, formavano uno strano gioiello. Essi offrivano uno spettacolo patetico più di ogni altro, quello di due giovanissimi innamorati che ballano insieme, ciechi ai difetti reciproci, sordi agli ammonimenti del destino, illusi che tutto il cammino della vita sarà liscio come il pavimento del salone. Attori ignari, cui un regista fa recitare la parte di Giulietta e quella di Romeo, nascondendo la cripta e il veleno, di già previsti nel copione. Nell'uno nell'altro erano buoni, ciascuno pieno di calcoli, gonfio di mire segrete, ma entrambi erano cari e commoventi, mentre le loro non limpide, ma ingenue ambizioni erano obliterate dalle parole di giocosa tenerezza che lui mormorava all'orecchio di lei, dal profumo dei capelli di lei, dalla reciproca stretta di quei loro corpi destinati a morire. Thank you.
più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno, senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere meno solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'essere padre di un bambino che mi tenga compagnia, senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano. Com'è stato lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capo tondo, che va in giro per il mondo, che pretende di pensare e sa tutto ragionare. Chi mi dice di ascoltarlo, chi mi dice di punirlo, ma non so che cosa fare. Non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. E devo dirvi in confidenza che così non mi dispiace. Mi è riuscito proprio bene. Più lo vedo e più mi piace. Thank you.